Bene amici di Mitico Snake, benvenuti in questa nuova videoguida. In questi giorni ho raccolto alcune delle richieste dai vari utenti che seguono Mitico Snake sui vari social e ho deciso di fare una videoguida su come configurare l'hotspot Wi-Fi del nostro dispositivo Android. Ma purtroppo nel configurarlo vi devo dire che ci stanno dei pro e dei contro. Detto questo, andiamo subito a vedere come fare. Prima di andare avanti in questa videoguida, vediamo subito quali sono i pro e quali sono i contro. I pro è che troviamo alcuni operatori mobile che ci consentono di utilizzare l'hotspot Wi-Fi senza nessun costo aggiuntivo, mentre invece per quanto riguarda i contro troviamo alcuni operatori mobile che ci consentono l'utilizzo dell'hotspot Wi-Fi solo su determinate offerte o addirittura non lo consentono in nessun caso. Per quanto riguarda gli operatori che consentono l'hotspot Wi-Fi senza nessun costo aggiuntivo troviamo Wind, Novecat, Discali, Coop, PostMobile e Fastweb. Per quanto riguarda gli operatori che lo consentono solo su determinate offerte troviamo TIM e Vodafone. Quindi se utilizziamo TIM e Vodafone informatevi se potete utilizzare l'hotspot Wi-Fi sulla vostra offerta. Per quanto riguarda gli altri operatori troviamo l'operatore 3 che non consente in nessun caso l'utilizzo dell'hotspot Wi-Fi e quindi dobbiamo avvalerci di una promozione solo per esso. Ok, detto questo, prendiamo il nostro dispositivo e vediamo come configurare l'hotspot Wi-Fi. Entrando nel vivo della videoguida voglio farvi un appunto. L'opzione Tethering Hotspot portatile ci è consentita utilizzarla solo con il nostro operatore con la connessione dati, mentre invece se siamo sotto copertura Wi-Fi l'opzione Tethering Hotspot portatile non ci sarà possibile utilizzarla. Ok, fatto questo appunto, leghiamoci subito nel menu impostazioni del nostro dispositivo. Là dove la voce Tethering e hotspot portatile la troviamo o nella voce wireless e reti o nella voce altro del nostro dispositivo. Nel mio caso la trovo nella voce altro e trovo subito Tethering e hotspot portatile. Ci clicco sopra e trovo subito hotspot Wi-Fi. Senza seguirne l'attivazione clicco su hotspot Wi-Fi, là dove trovo la voce configura hotspot Wi-Fi. Di conseguenza ci clicco sopra, là dove ci troviamo davanti la finestra per eseguire la nostra configurazione e possiamo inserire il nome da far visualizzare all'utente che poi si andrà a connettere. Per esempio nel mio caso inserisco Mitico Snake. Come password inserisco, ovviamente per questa prova metto prova Mitico Snake. Ok, questa sarà la password che poi andremo a fornire all'utente che si andrà a connettere sul nostro hotspot. Clicchiamo la voce salva. Come potete vedere, restando in questa schermata, possiamo visualizzare sia gli utenti che poi si andranno a connettere sul nostro hotspot Wi-Fi ed abbiamo anche la possibilità di visualizzare gli utenti che noi abbiamo bloccato. Ok, detto quest'altra cosa, non ci resta che attivare l'hotspot Wi-Fi. Una volta che lo abbiamo attivato, passiamo sul dispositivo secondario, facciamo la ricerca delle reti Wi-Fi là dove troviamo Mitico Snake come hotspot, clicchiamoci sopra e forniamo la password che noi abbiamo inserito durante la configurazione. Bene amici di Mitico Snake, siamo giunti alla fine di questa videoguida. Se vi è piaciuta fatemelo sapere con un like in modo da aiutare a far crescere il canale. Per avere altre informazioni sono online da oggi sulle pagine di miticosnake.attervista.org. Come di consueto nella descrizione del video vi lascio il link per raggiungere facilmente l'articolo insieme a tutti gli altri link per seguire Mitico Snake sui vari social insieme al pulsantino per iscrivervi al canale. Per Mitico Snake, Raffaele Mauriello.